Nuova puntata di Mondo Amaranto con l'Arezzo Calcio Femminile che continua a volare, inanellare vittorie, l'ultima contro la Lucchese per 4-0, confermato il secondo posto, confermato anche il meno 3 dalla Florenzia, che sarà un scontro diretto che ci sarà a breve. Poi faremo la nostra carrellata per quanto riguarda il settore giovanile dell'Arezzo. Spicca il 2-0 della gara che abbiamo seguito dell'Under 16 di Ciavorella, che ha battuto il Lecce dopo averlo già battuto all'andata, l'ha battuto anche al ritorno. E poi una bella vittoria anche per i giovanissimi regionali professionisti, e adesso andremo a conoscerli. Intanto cominciamo da Elettra Fiorini. Buonasera Elettra, bentornata. E poi Lidia Arzedi, rappresentanza dell'Arezzo Calcio Femminile, ben ritrovata. Luca Rosignoli, allenatore dei giovanissimi regionali professionisti dell'Arezzo, buonasera. E abbiamo tre componenti della squadra che sono riusciti a vincere con la Pistoiese B, quindi siete state le uniche due squadre insieme all'Under 16 appunto a vincere in questo weekend. Dopo vi conosceremo meglio. Partiamo Elettra, prima di vedere le immagini, insomma, un'altra, no, questa Arezzo non si ferma più perché siamo a sesta vittoria consecutiva. Sì, quinta tra l'altro senza subire reti. Ah, ecco, quindi anche questo è un valore aggiunto. Sì, eravamo partiti comunque con vittorie più o meno tutte di misura, e invece adesso abbiamo messo i puntini sulle i, quindi insomma le ragazze penso che stiano facendo vedere effettivamente quello che è il valore. Poi c'è grande entusiasmo, c'è grandi stimoli anche all'interno dello spogliatoio, insomma penso siano in grande forma. Eh sì, immagino c'è anche grande entusiasmo, Lidia, no? Sì, dai, non ci possiamo lamentare. Direi, è stata seconda miglior difesa, perché la Fiorentina ha 11 gol subiti, l'Arezzo ne ha 12, siamo lì, e quindi magari nello scontro diretto potrebbero esserci, ci auguriamo, due sorpassi sia nella classifica che anche per quanto riguarda la miglior difesa. Adesso vediamo i gol della partita con Riccardo Buffetti e le interviste. Il giro è andata con il secondo posto in classifica con 33 punti, torna di scena l'Arezzo Calcio Femminile per la prima giornata del girone di ritorno. Siamo come di consuetudine al centro sportivo Giunti di Arezzo, dove andrà in scena tra pochi minuti il derby Arezzo-Lucchese. Parte carta, il cross al centro, Aterini e gol! Il gol di Aterini! È nata la traversione di questo calcio d'angolo che ha trovato il gol che ha sbloccato l'incontro. Carta anticipata da Lehmann, ancora carta in possesso della palla, riesce ad andarsene con un numero, il passaggio poi per Razzolini, all'indietro per Verdi che vede il taglio di Fiore, ma il passaggio è sbagliato. Ancora Verdi, recupera bene palla, non si ferma un attimo qui il gioco. Verdi di Laura Verdi, e per lei è il suo secondo gol stagionale. Ha perso prima palla, l'ha recuperata con un contrasto, ci ha creduto, e poi dal lì, dal vertice destro dell'area di rigore, ha lasciato partire un tiro che si è concluso immediatamente in porta. Dunque Arezzo raddoppia 2-0 quando siamo a 8 minuti del secondo tempo. Bengasi, Verdi ancora una volta, il passaggio per Razzolini, va sul destro, Razzolini, salta anche il portiere, Razzolini, 3-0! 3-0 dell'Arezzo con Razzolini al 12° gol stagionale. Razzolini chiude virtualmente i giochi con il 3-0. Vinazzi in anticipo su Rossi, il rinvio, c'è Pieroni che prova, palo da Lucchese con Pieroni, poi Teci ancora, il passaggio illuminante per Carta, e arriva il 4-0 dell'Arezzo, 11° gol stagionale per Isabella Carta. Ma che passaggio ha fatto Laura Teci per Carta, una verticalizzazione perfetta da parte di Teci, e Carta è stata bravissima questa volta a finalizzare il 4-0, la sua 11esima rete stagionale. Partita, questa volta si può dire, chiusa quando mancano 6 minuti dal termine. Termina qui la partita, triplice fischio, finisce qui la gara, Arezzo batte 4-0 Lucchese
e si porta a casa questi 3 punti e il derby. Siamo qui con mister Lorenzini, quest'oggi 4-0 nel derby contro Lucchese nella prima di ritorno. L'Arezzo che aveva chiuso bene il girone d'andata ha iniziato altrettanto meglio quello di ritorno. Esatto, hai detto praticamente tutto. Abbiamo iniziato benissimo con un grandissimo primo tempo, secondo me, e una grandissima prima parte di secondo, dove abbiamo messo al sicuro il risultato e dopo c'è stato solamente un pochino da amministrare insomma tutta la partita nel finale. Ecco, abbiamo visto come rispetto alle prime partite Arezzo riesca a vincere anche con maggior gol di scarto. Qual è stata la differenza rispetto anche alle prime gare in cui, diciamo, il rischio era fino al 90esimo? Ma diciamo che probabilmente nelle prime partite ancora non eravamo coscienti di quelli che erano i nostri mezzi. Poi piano piano invece abbiamo preso consapevolezza e poi abbiamo cominciato a conoscerci meglio e per cui tutto viene molto più naturale. E adesso dobbiamo dirlo, tour de force impegnativo per l'Arezzo, la prossima gara contro l'Avagnese, poi in casa contro il Florenza e poi nuovamente fuori contro il Perugia. Un mese di fuoco aspetta l'Arezzo calcio femminile. Un mese di fuoco, però intanto pensiamo alla partita di domenica. Secondo me è quella che tra tutte è la più decisiva, perché ci dirà se possiamo ambire a raggiungere o comunque a giocarci il primo posto con la Florenzia, o se no, se ci dovremmo accontentare di comunque, per dire insomma, accontentare di giocarci il secondo posto e la permanenza in Serie B. Siamo qui con il capitano dell'Arezzo Calcio Femminile, Laura Teci. Quest'oggi è una vittoria per 4-0, una vittoria che dà continuità ai risultati e che sta facendo vedere che l'Arezzo è capace, oltre che di vincere, anche di segnare molto. Sì, dovevamo ricominciare questo girone di ritorno con il risultato, con i 3 punti, e così è stato. E siamo riusciti a sbloccare la partita dopo una mezz'oretta del primo tempo e da lì è stato tutto in discesa, perché poi abbiamo segnato gli altri 3 gol e è andata bene, anche se il campo era molto pesante. Siamo riusciti comunque a riniziare questo girone di ritorno con i 3 punti. Ecco, adesso testa l'Avagnese, considerando che per 2 settimane c'è lo scontro diretto contro il Florenza qua ad Arezzo. Sì, noi ci giochiamo sempre partita dopo partita, ovviamente non diciamo che non ci pensiamo a quella partita, ma comunque giochiamo domenica dopo domenica per arrivare comunque a raggiungere i 3 punti e a cercare di avere il massimo risultato possibile alla fine dell'anno. Ecco, tu sei il capitano di questa squadra, quanto orgoglio c'è nell'indossare quella fascia? Beh, sicuramente tanto, perché quest'anno comunque è stata una sorpresa per tutte noi. Io sono molto orgogliosa delle mie compagne, del percorso che stiamo facendo tutte e le ringrazio per questo. Olivia, diceva il mister Lorenzini, non avevamo forse all'inizio la consapevolezza dei nostri mezzi, poi insomma le nuove giocatrici arrivate sono riuscite a dare quel valore aggiunto che insieme alla ottima base, no, del passato campionato si è creato questa alchimia. Sì, abbiamo fatto già un bel anno l'anno scorso, ci mancava qualche elemento, sono arrivate 3 ragazze comunque sia fortissime che ci hanno dato una grossa mano, anzi hanno compensato quello che ci mancava e quindi siamo riuscite ad amalgamare tutto quanto e stiamo lavorando bene, ci stiamo impegnando e i risultati si stanno vedendo. Ecco, questo cambio di passo, no? L'Arezzo comunque è sempre stata nell'alta classifica, però effettivamente da qualche settimana sono vittorie travolgenti, tra l'altro con bellissimi gesti tecnici, bellissimi gol. Stiamo lavorando bene, con lo spirito giusto, ognuna di noi vuole arrivare all'obiettivo e quindi siamo sulle ali dell'entusiasmo alla fine. Sì, sembra un incantesimo che speriamo che duri il più possibile. Questo mese particolare, però penso che insomma, i presupposti per fare bene ci siano, al di là dei risultati comunque favorevoli del girone di andata. Penso che le ragazze in questo siano molto coscienziose. Quando Laura Teci, il capitano, dice ci giochiamo partita dopo partita, effettivamente è vero, domenica dopo domenica penso sia il giusto spirito per affrontare questo campionato, dove fondamentalmente ci siamo resi conto che anche con le squadre forse meno quotate, bene o male sono tutte finali.
puoi trovare quella difficoltà sempre che dicevamo, no? Altro che, anche perché le ragazze, comunque sia le squadre, forse quelle anche di bassa classifica, delle volte sono più insidiose perché si chiudono e ci permettono meno di fare quel gioco che, di cui invece insomma le ragazze hanno dimostrato di essere capaci. Ora intanto vediamo domenica, perché domenica quella spartiacque alla fine la partita. E infatti dopo la pausa vedremo proprio la classifica e capiremo che effettivamente è una tappa fondamentale. Ci vediamo tra poco. Ripartiamo allora dai risultati di questo turno in Serie B femminile. Andiamo a vedere che cosa è successo con la femminile Juventus Torino, che ha battuto 2-1 Romagnano. I risultati dal sito a tutto campo: Ligorna Amicizia Lagaccio 1-2, Molassana Lavagnese 2-3, Pisa 0 Fiorentina 3, Torino 1 Novese 4, Luserna Musiello Saluzzo 0-3. Riposava Perugia per questa classifica. In testa sempre il Florenzia 39, l'Arezzo a 36, femminile Juventus Torino 31, qui termina la fase promozione, la zona promozione, e vedete che, cioè termina, per modo di dire, perché a 31 c'è anche proprio la Lavagnese, quindi lo scontro diretto Lavagnese-Arezzo potrebbe chiaramente permettere, in caso di esito positivo per la squadra Amaranto, di mantenere o si spera addirittura incrementare il vantaggio, e quasi eliminando una diretta concorrente, quindi potendosi concentrare ancora di più magari per quanto riguarda il primo posto. Andiamo a vedere anche le marcatrici, come è cambiata questa settimana la classifica delle marcatrici dell'Arezzo. Fanno un passo in avanti sia Razzolini che Carta, che continuano a segnare. Razzolini sale a 12, a un punto da Cama, sarà un bel duello Cama Razzolini della prossima partita. Cama 13 reti, capocannoniere insieme a Isotta Nocchi della Florenzia. E comunque questa Isabella Carta che si sta confermando, ma magari ne parliamo, perché sono due giocatrici appunto che hanno segnato in due ben 23 gol. Vediamo proprio il prossimo turno, così scopriamo anche che la Florenzia gioca con il Molassana Buera, un'altra partita questa che sulla carta non dovrebbe promettere grandi sorprese. L'Arezzo di scena appunto in casa della Lavagnese, e poi la femminile Juventus Torino in casa della Novese. Questo per quanto riguarda gli impegni delle squadre dell'alta classifica. Ecco Lidia, Carta continua poi a segnare dei gol bellissimi, che anche quello che abbiamo visto prima, no? Io Isabella la conosco quando abbiamo giocato insieme a Oristano, la tua conterranea. Sapevo già le sue qualità, la sua bravura calcistica, quindi quando la società ha deciso di portare Isabella d'Arezzo hanno preso anzi una bellissima decisione, e poi lei sta bene, è contenta e sta facendo vedere quanto vale, quindi io sono molto felice per lei. Ecco, perché poi a livello psicologico sapere che ci sono due giocatrici così che appena gli arriva la palla ti fanno gol, no? È già un bel aiuto. Certo. È stata lei che ce l'ha consigliata, è stata lei la procuratrice. Quindi, talent scout. quindi, insomma, si sa che quando là davanti ci sono giocatrici, no? Che hanno questa facilità nel trovare la porta, è tutto riesce più facile. Quest'anno tra l'altro per noi è un po' una sorpresa, perché per come eravamo abituati l'anno scorso, con bene o male un'ottima difesa, però effettivamente forse un attacco che un pochino vacillava, non mostrava tutto il cinismo che serve invece ad affrontare squadre di questo tipo. Quest'anno per noi è stato uno spiccare il volo, senza contare che con Razzolini e Carta e con Isabella insomma ha trovato forse anche la giusta quadratura di Fiore, che comunque sia una giocatrice che fa molto bene e che forse, anche se non segna tutti i gol che si meriterebbe di segnare, fa tanto lavoro sporco comunque. Lidia, dove può arrivare questa squadra? A questo punto ci si può dire che si gioca alla pari con il Florenzi? Sì. O è più forte secondo te sulla carta? No, non è più forte, c'ha degli elementi, c'ha delle ragazze molto bravi, delle ragazze molto che hanno una grande esperienza alle spalle. Noi siamo una squadra molto, molto umile, che crede nelle sue potenzialità, siamo una squadra giovane e sta puntando a un obiettivo, poi si vedrà, sappiamo che però la palla è tonda. Già l'andata comunque finì in parità, e quindi sì.
Non si sa mai. Non si sa mai. Speriamo bene. Immagini con una vittoria dell'Arezzo, che campionato, che duello testa a testa si annuncia, vincendo ovviamente. Se anche. Non ne parliamo troppo. Non ne parliamo, dai. Però insomma, questa cama tu l'avete già affrontata, questa attacca sì, 13 no. gol con la Lavagnese, che vi trovate come prossima avversaria. No, non la conosco come persona, ma un ottimo attaccante, ci ha fatto un grande gol al girone di andata. È una ragazza che comunque fa la differenza. Speriamo che sì. Domenica non sarà la sua giornata. Siamo sì. Noi, andate in Liguria, Lavagna. Sì. La più vicina delle lontane. Sì, la più vicina delle lontane. Sì, sì. Però ecco, insomma, sicuramente sarà una gara che anche da loro sarà particolarmente attesa. In bocca al lupo, quindi. Speriamo che ovviamente le cose vadano come devono andare. Allora, adesso andiamo invece a parlare un po' di questi giovanissimi regionali e professionisti, insieme a mister Luca Cosignoli, che è la prima volta credo che ve lo ospitiamo, sì. E l'abbiamo girati un po' tutti, ma mancavi tu. Allora, raccontaci un po', ecco, intanto come sei arrivato all'Arezzo e poi dopo ci parli un po' del gruppo, che gruppo sì. hai trovato. Ok, sono arrivato all'Arezzo, diciamo, anche con mia grande sorpresa a ottobre, perché mister passa l'acqua. Che c'era prima passa l'acqua, è passato con la prima squadra e quindi niente, ho avuto questa chiamata e sono stato molto molto onorato, anche se io categoria giovanile non ne avevo mai fatte, l'ho presa come una sfida, come un modo di crescere io prima di tutto, intanto raffrontarmi, ritornare in un ambiente professionistico anche se dopo tanti anni, e quindi per me una crescita personale, un onore anche allenare una squadra prestigiosa come l'Arezzo, insomma. E dove allenavi prima? Io ho fatto 4 anni di prima categoria. Ah, ecco. Tra le altre cose mi sono quasi sempre scontrato con l'allenatore con Marzio Lorenzini. Ah. Perché giocavamo sempre contro. Ah, allora aspetta, dici un po' come era da avversario. Ostico, sì, molto preparato, molto bravo. Col Cesa, quindi vi siete ritrovati? Sì, bravo, contro il Cesa, ecco. Sì. Quindi, insomma, sono sempre battaglie, sempre sì, guerre. Sì, sì, ma sì, chi sì, vinceva sì. Però? Com'è finito questo, in questi si pareggiava, quattro? Spesso si pareggiava, forse una ha vinta lui, però non ricordo. Ma mi sembra si pareggiava sempre. Ecco, quindi insomma, a reciproca era la cosa. Sì, abbastanza ostici. abbastanza ostici tutti e due. E quindi insomma, dalla prima categoria. Sì, è stata un po' una sorpresa il fatto comunque di mettermi in gioco, perché comunque è chiaro che cambiano gli obiettivi, cambia la didattica, cambia tante cose rispetto ad allenare i grandi, quindi per me è un banco di prova, insomma, importante, spero di riuscire a dare qualcosa di mio a questi ragazzi, anche perché fortunatamente ho trovato un gruppo che mi sta dando tanto, sono molto molto disposti ad ascoltare e a lavorare, quindi questo è molto molto bello. Ecco, in questa fase, in questa età, su che cosa ti è stato chiesto, di al di là di quelli che sono i risultati, che possono lasciare il tempo che trovano, ecco, che cosa ti è stato chiesto come crescita, come obiettivi? Allora, allora a livello principalmente, dunque, allora, a livello tattico le squadre dell'Arezzo devono giocare a 4 dietro, quindi questa è la richiesta. Dopodiché nei limiti del possibile di cercare di imporre il nostro gioco e soprattutto di lavorare però a livello tecnico, a livello tattico e comunque anche a livello caratteriale, perché la formazione comunque del giocatore non può lasciare spazio a niente, cioè se sei bravo tecnicamente ma non hai carattere, non sai stare in campo, comunque manca qualcosa, un giocatore in sé ha tante sfaccettature e si cerca di lavorare su tutto. Allora, intanto, se ci fate vedere la classifica dei giovanisti, questo per far vedere che affrontate realtà, comunque ce lo diceva anche mister Passalacqua, comunque realtà come Fiorentina, Empoli, Livorno, quindi non è, immagino, sono confronti non semplici. Infatti il campionato è molto bello, oltretutto è impressionante il ritmo che si trova già con ragazzi di 13 anni, cioè il ritmo è esagerato. C'è anche un buon livello, è chiaro che squadre come Fiorentina e Empoli hanno risorse diverse da noi, quindi dagli staff, dalla possibilità di scegliere, dalla
forza economica che sicuramente li porta a lavorare magari scegliendo forse più di noi. E noi con umiltà vedo che dall'inizio adesso, in questi tre mesi, insomma, riusciamo comunque a rendere la vita difficile a tutti. La squadra sta crescendo tanto e io mi aspetto che cresca ancora di più, sinceramente. E appunto, quindi siete reduci da questa vittoria, dopo sentiremo i ragazzi come ce la raccontano, per 4-0 con la Pistoiese B. Voi giocate dove? Alla Nave a volte? O... Noi giochiamo, ultimamente abbiamo sempre giocato a Chimera. A Chimera, ah, qui sul sintetico. Sì, quindi sul sintetico di Chimera, sì. E questo cambia, perché ci diceva ad esempio mister Ciavorella che lui preferisce invece, per le caratteristiche della sua squadra ovviamente, no? Un campo che può essere quello della Nave, in erba naturale. Voi invece come vi trovate? Ma guarda, noi lavoriamo al campo di Monconte per quello che riguarda gli allenamenti, che è già sintetico, quindi è sintetico, quindi per noi, cioè, giocare a Chimera, alle caselle, casomai la differenza è lo spazio, perché il Chimera è molto più grande. Sì. Però vedo che, insomma, i ragazzi si trovano bene. Allora, tra poco li andiamo a conoscere dopo la pausa. Eccoci tornati, allora andiamo a conoscere i ragazzi, dei giovanissimi professionisti dell'Arezzo. Vieni pure in piedi, ti chiami? Francesco Sanarelli. Allora, sì, no, guardavo se era informazione, sì. Ma cioè, sì, eri, sei partito dalla panchina. Sì, ecco, allora, com'è andata questa partita? 4-0, come l'hai vista? Quindi dalla panchina l'hai vista, poi sei entrato, no? Sì, quindi, sì, poi sì. È stata una partita che, cioè, anche se erano avversari di bassa classifica, comunque ci hanno dato, insomma, un po' di filo da torcere, anche se il risultato è stato di 4-0, e anche noi si poteva fare anche molto di più, ecco. Questo. Tu facevi già parte del gruppo o sei arrivato, sì, quest'anno? No, io facevo già parte del gruppo e posso dire che anche rispetto all'altro anno siamo molto migliorati, perché a parte anche i giocatori nuovi che sono arrivati, che ci hanno dato una mano, siamo cresciuti anche noi, quelli vecchi. Poi è arrivato un mister nuovo. Sì, ecco. Anche il mister ci ha aiutato parecchio e ero molto contento quando è arrivato e ci sta allenando molto bene. Che ruolo giochi? Difensore. Difensore. Centrale. Centrale. Quindi si è abbastanza, sì. Come dire, dotato dal punto di vista fisico. Andiamo a salutare, ti chiami? Tommaso Scatizzi. Allora, tu invece qui dove sei? Anche tu sei partito dalla panchina. Allora, quindi questo gruppo dove può arrivare secondo te? Ah, questo gruppo può fare molto di più. Molto di più? Sentiamo come mai, L'anno scorso ci eravamo conosciuti da poco e quindi abbiamo fatto di meno. Ci voleva tempo per conoscersi. Invece quest'anno, visto che la squadra ci conoscevamo di più, abbiamo fatto molto di più, infatti si vede la classifica. È meglio, rispetto migliorato. All'anno scorso, sì. Mi ricordo, sì, che effettivamente è vero, quindi vi conoscete quasi a memoria, cioè sapete anche i movimenti più o meno. Sì. Ma la vostra forza qual è? Qual è la vostra, secondo te, il vostro pezzo migliore, l'attacco, la difesa, che cosa, il giro palla? Che... Quasi tutto, beh. Questo ci fa piacere, insomma. Quindi siete riusciti a crescere sotto tutti i punti di vista? Ancora no, però già c'è tempo, sì. Per fare. Il mister nuovo cosa ha portato, secondo te, in più? Mister nuovo è... indifferente, diciamo, andava bene anche quello. Vabbè, nel senso, qualche novità l'ha portata? Sì. Cioè, abbiamo cambiato modulo rispetto a quello dell'anno scorso. Ecco, e quindi vi trovate meglio con questo? Sì. Quindi siete più sicuri? Sì. Vi sentite più sicuri? Benissimo, grazie. Che ruolo fai tu? Esterno destro. O sinistro. Intercambiabile. Ti chiami? Motto Bonavito. Tu hai segnato una doppietta? Sì. Ecco. Zitto, l'ultimo. Visto? Allora, raccontaci questa doppietta come... Il primo è stato anche un po' di fortuna perché aveva fischiato l'arbitro dell'altro campo, quindi saranno tutti fermati. E tu no, però. No, ma l'ho fermato anch'io. Ah, anche però te. L'arbitro mi ha detto che non ha fischiato lui. Cioè, tu hai segnato. Hai continuato dopo. Hai fatto tutto regolare. Tutto regolare. A volte capita che in questi campi sente un fischio, no? Sì, doveva stare un po' più attento. L'altro arbitro fischiava per chiamare le altre squadre, no? Quindi c'è stato un momento che si sono fermati tutti. Ma compreso lui. Comunque,
probabilmente era in porta lo stesso. Sì, insomma, sì, sì, stato... sì, non ha inciso più di tanto. E il secondo? Il secondo calcio d'angolo di testa. Di testa. Quindi, insomma, tu sei un attaccante, quindi presumo. Sì. E quanti ne hai fatti? 8. 8, non male. Tu c'eri già con loro l'anno scorso? Sì, sì. Quindi rispetto all'anno scorso dove sei cresciuto di più, secondo te? Sulla velocità soprattutto. Sì. Sulla tecnica. Basta, penso anche soprattutto su questo. Il tuo gol è questo, però te lo senti? Sì. È questo, c'ha la fame di gol. Ma lui gioca, non fa la punta. Non fa la punta vera. Noi giochiamo, vabbè, 4-2-3-1, quindi diciamo che può giocare sia esterno, nei tre d'attacco, di appoggio alla punta. Lui lo impiego sia a destra che a sinistra, che anche come trequartista, quindi a seconda della necessità. Sei intento, è flessibile. Sì. Va bene, grazie. E in bocca al lupo, ovviamente, quindi la classifica ci guardate un po'? Ma allora, la classifica sì, è chiaro che comunque la guardi, però in realtà quello che chiede la società è comunque una crescita a loro. Io penso anche però che i risultati, pur essendo ancora comunque secondo me non sufficienti, se dovessi guardare solo quello, sì. Però i risultati sono anche un termometro che fa capire se la squadra cresce oppure no, quindi ecco un'occhiatina, insomma, dai, comunque se riusciamo a fare qualche risultato sicuramente la squadra prende fiducia, i ragazzi prendono fiducia e magari il lavoro e le cose dette vengono anche assimilate meglio, perché comunque può dire tante cose, però perdi, diventa un po' più complicato. Certo. Aiuta, e questa è dell'opinione allora di Beppe Focasassi, che ci dice sempre che invece sì, lui fa gli allievi, già comincia a essere un campionato diverso. Nazionale. Sì, però comincia a essere un'età dove lavori, cominci già a lavorare più come una prima squadra. Sì. Ok, quindi di qua magari c'è altre cose, però secondo me, ripeto, noi giochiamo tutti. Tutti hanno i loro spazi, perché tutti devono avere le possibilità di crescere, di farsi vedere e di far vedere quello che valgono. Dopodiché c'è una società che deciderà e prosegue o no di questi ragazzi, insomma. Sì, quindi c'è a prescindere, diamo spazio a tutti. Sì. Bene, allora adesso facciamo una carrellata rapida del weekend, che appunto sia per gli allievi under 17 di Focasassi, battuti di misura, però una gara intanto con la capolista viterbese, una gara però che è stata segnata intanto dall'espulsione di Sussi, che è stato espulso per proteste, poi l'Arezzo aveva segnato con Zaccaro, ma l'arbitro ha annullato per un fuorigioco che sembra dubbio, e poi un calcio di rigore che è stato trasformato dalla Spada, che ha dato la vittoria alla Viterbese. Vediamo allora la classifica con la Viterbese a 31, risultati che vediamo da Campionando a Livorno. Juve Stabia 28, Paganese 23, insieme alla Racing Club e Teramo. L'Arezzo comunque è lì sulla scia, quota 21, Gubbio e Fermana 20. Vediamo anche l'Under 15, dove anche qui c'era lo scontro con la Viterbese, e anche qui la Viterbese è capolista. Qui la sconfitta è stata più netta per l'Arezzo, battuto 3-0 dai gol di Franceschi, Sacchetti, autogol, e Ercolani. Quindi qui in classifica la situazione è un po' messa peggio, con l'Arezzo che è terzultimo a quota 12. Adesso andiamo a vedere invece i risultati dell'Under 16, perché vi lasciamo alla sintesi della partita che abbiamo seguito questa settimana tra l'Arezzo e il Lecce. L'Arezzo che ha vinto 2-0 contro il Lecce. Qui stiamo vedendo ancora l'Under 15 che dicevamo prima. Andiamo a vedere adesso l'Under 16 con l'Arezzo che ha battuto 2-0 il Lecce, Paganese Sant'Arcangelo 1-1, Monopoli Casertana 4-2 e poi Pisa che ha battuto 2-0 il Racing Club. Per questa classifica la Paganese che è a 19, Racing Club e Arezzo 15, Pisa 14, Lecce, Monopoli e Sant'Arcangelo 11, Casertana a quota 8, Lucchese a quota 7. Vi lasciamo allora alla sintesi della partita. Io ringrazio Luca Rosignoli, ringrazio Lidia Arzedi, grazie ad Elettra Fiorini, in bocca al lupo ovviamente ai giovanissimi. Occhio al secondo gol dell'Arezzo, perché è stato davvero particolare, molto bello dalla distanza. Buona serata.
ovviamente l'under 16 dell'Arezzo contro il Lecce, la prima giornata del girone di ritorno. L'Arezzo che si trova al terzo posto in classifica, quota 12, Lecce che è indietro di un punto. All'andata l'Arezzo riuscì a vincere a Lecce 2-1 all'esordio con i gol di Pellegrini e Steccato, che rimontarono l'iniziale rete di Mancarella, Mancarella che è il capocannoniere del Lecce con 7 reti realizzate. Un Arezzo che dunque ha l'obiettivo di fare un'altra impresa dopo che in chiusura di anno è riuscita a battere proprio su questo campo la capolista paganese grazie al gol di Joao Pai, partita che avevamo seguito. Bux, palla dietro per Martelli che arriva di testa, attenzione, la palla scende e deve intervenire il portiere Cariddi per evitare di essere sorpreso da questo stacco di Martelli con la palla che è scesa. Conte Duca, corto, Bux si era trovato a metà strada, lancio per Cassano che ruba palla a Borzi, attenzione a Cassano, dall'altra parte c'è Mancarella, Cassano, palla fuori, prima occasione anche per il Lecce, c'è Mancarella dalla bandierina, palla che arriva, colpo di testa di Marino e la palla che finisce sopra la traversa di pochissimo. Diciamo aveva abbastanza, attenzione che invio è corto, Steccato tutto solo, Steccato resiste, poi calcia e c'è stato il recupero determinante su di lui di Linciano, perché era tutto solo su un altro rinvio complicato del portiere Cariddi. Sani batte col sinistro, palla che scende e l'intervento decisivo del portiere Cariddi. C'è l'errore però che permette a Lecce di lanciare Mancarella, attenzione sta uscendo il portiere Migni, Mancarella, la porta è vuota, Borzi e poi la presa di Migni, le proteste del Lecce, tutto buono e qui c'è un errore, attenzione al pallone recuperato ancora, errore era stato di Palazzo, palla dietro per Mancarella, posizione buona, Mancarella spara ed è una grandissima parata di Migni, parata straordinaria di Migni sul bomber del Lecce, Mancarella. Palazzo bene per Joao Pai al limite, cerca il pallone dentro, non era male, ancora Joao Pai scatenato, dribbling, finisce a terra, calcio di rigore per l'Arezzo al 22esimo minuto, dribbling vincente di Joao Pai che poi è finito giù e l'Arezzo dunque ha la possibilità di passare in vantaggio, calcio di rigore, è un momento decisivo contro il Lecce, sarà Joao Pai a cercare la trasformazione con il portiere Cariddi che cercherà ovviamente di fermare il calcio di rigore, sta per fischiare l'arbitro Saviano, parte Joao Pai, attenzione, destro, rete, l'Arezzo passa in vantaggio al 22esimo con Joao Pai, terzo gol in campionato, secondo gol consecutivo, l'Arezzo sblocca con il Lecce grazie al calcio di rigore spiazzato il portiere Cariddi che era andato alla sua sinistra, palla alla sua destra e dunque l'Arezzo è in vantaggio sul Lecce. Parte il lancio, Mercadante, attenzione, Mercadante cerca il pallonetto a scendere e la palla finisce in rete per un gol incredibile, Mercadante a far partire questa traiettoria pazzesca con la palla che si è infilata alla destra del portiere Cariddi, sorpreso da questa traiettoria incredibile, Mercadante sommerso da tutta la panchina. Gli aveva detto qualcosa tra l'altro a Ciavorella, ma glielo chiederemo dopo, gli ha detto non farlo per me, farlo per la squadra e lui risponde così con questo gol pazzesco, è il primo gol in campionato per Mercadante, è il gol che dà all'Arezzo il 2-0 al 42esimo minuto, una traiettoria davvero particolarissima che si è infilata. 2-0 per l'Arezzo, la partita a questo punto sembra davvero chiusa, manca un minuto e mezzo e l'arbitro fischia la fine, impresa dell'Arezzo che batte il Lecce 2-0, Joao Pai su calcio di rigore, raddoppio di Mercadante con una gran conclusione al limite dell'area nel finale, un Arezzo che ha fatto davvero una grandissima partita, vedete i festeggiamenti di Mercadante con la tribuna, grande prestazione da parte dell'Arezzo che fin dall'inizio ha cercato di incanalare la partita nel modo giusto insieme a mister Andrea Ciavorella, insomma battere il Lecce l'andata e il ritorno è una bella impresa. Sì, sapevamo che affrontavamo una squadra
una tra quelle che lottano per il campionato. Già all'andata avevamo visto la loro qualità. Sono contento per i ragazzi perché hanno affrontato la gara nel migliore dei modi, soprattutto l'approccio alla partita. Sono contento veramente per loro. Ecco, tu infatti spesso gli dicevi andiamo a prenderli alti, che era quello il modo, no? Per cercare subito di imbrigliarli. Sì, è la nostra filosofia, cioè cercare... Noi ormai sono 2 anni che sono con questo gruppo, la mentalità è quella di riuscire ad andare a prenderli alti, cercare di poterli non fare giocare la squadra avversaria, riuscire a conquistare appunto la palla più avanti possibile e essere aggressivi, perché abbiamo la possibilità con i giocatori che abbiamo in rosa di essere veramente incisivi. Tra l'altro, quando l'Arezzo poi trova l'episodio giusto, è difficile da poi fargli gol e rimontare, no? Sì, oggi sono contento soprattutto per la difesa, siamo riusciti a non prendere gol, siamo stati veramente attenti con l'aiuto dei centrocampisti, siamo riusciti a portare questo risultato positivo a casa. Senti, cosa hai detto quando è entrato l'autore del 2-0? Gli hai detto fallo, non farlo per me, farlo per la squadra, cosa gli volevi dire? Sì, perché prima di entrare ci siamo un attimo confrontati, è un ragazzo che ha delle qualità e l'ha dimostrato anche in campo, quindi ho cercato di tenerlo sul pezzo perché erano 5 minuti, erano importanti, se sull'1-0 avevamo bisogno di tenere sempre il campo, però lui ha le qualità per poter quello che ha dimostrato in campo. Il Mercadante ha fatto questo gran gol. Bel gol, era impressionante, da dove ha tirato, l'ha pensato e l'ha fatto. Sì, un gol pazzesco il suo. A questo punto l'Arezzo vince o perde, 5 vittorie, 4 sconfitte, non pareggia mai. Non so che dire, perché poteva essere anche questa, da come era iniziata la partita sembrava potesse delineare un pareggio, però l'episodio è andato a nostro favore che ha sbloccato il risultato e sono contento così. Meglio vincere le partite che riuscire a lottare per un pareggio. 2 vittorie con Lecce, vittoria con la capolista paganese, qualcosa vorrà dire? No? Ma io, come ho detto ragazzi, il campionato è un mini torneo, rimangono altre 7 partite, noi poi abbiamo anche la sosta finale, sono tutte finali. Se vogliamo credere a qualcosa di importante dobbiamo lottarci tutte le partite in questa maniera.